Io considero il fatto che in Italia la cultura musicale sia tutto sommato, se si guarda in rapporto a quello che succede in altri paesi, sia sottovalutata anche nelle nostre scuole, e mi chiedo se non è un diritto, se non deve essere considerato un diritto il possesso di un linguaggio. Io mi auguro che qualche... Mi auguro che qualche riformatore dei programmi scolastici pensi anche all'educazione musicale. E attenzione, non solo... Non solo dal punto di vista passivo, cioè ascoltare. Certo, ascoltare la musica non è una cosa semplicissima, bisogna conoscerne le strutture, insomma, bisogna entrare in quel mondo. Ma anche dal punto di vista attivo. Noi, il linguaggio che usiamo per comunicare è fatto di parole, ma noi non ascoltiamo mica soltanto. Noi parliamo. Poi giustamente si dice che qualche volta sarebbe meglio ascoltare di più e parlare di meno, e su questo sono d'accordo. Ma voglio dire, gli strumenti di comunicazione, qui siamo in un festival che era stato pensato, fondato da Umberto Eco, e io credo che questa idea dei linguaggi sia profondamente implicito negli incontri che abbiamo di fronte a noi nei prossimi giorni. Ecco, il maestro Lukic, eccolo qui, è ritornato con noi, per fortuna. Noi abbiamo pensato, il tempo è sempre molto tiranno, noi abbiamo pensato di proporre tre esempi musicali per far cercare di mostrare che cosa si può comunicare con la musica. Allora, il primo, cioè aggiungo tre pezzi, è probabile che ne suoneremo, ci diremo soltanto due, il tempo è... Il terzo magari l'hanno venturo. Cominciamo con due. Allora, il primo è un breve corale di Bach, il cui corali bacchiani erano costruiti sugli inni luterani, poi lo stesso Lutero ne ha scritti di suo, insomma, è stato autore. Questo corale è stato scritto nell'ultimo anno della sua vita, quando era pressoché totalmente cieco, e fa una certa impressione, commuove il fatto che un uomo che aveva portato così tanta luce, diciamo, all'umanità, alla fine dei suoi giorni si è trovato immerso nel buio. E c'è il manoscritto ancora di questo corale, si vede questa scrittura da persona che non controllava più bene i suoi movimenti della sua mano. E prima di morire si dice che Bach avesse detto la seguente frase: Signore, eccomi davanti al tuo trono. È una frase che ci colpisce, non necessariamente pensando al Signore come al Dio di una religione, ma pensando a qualche cosa che sta al di sopra di noi. E a questa cosa, a questo essere, a questo ente, prima o poi tutti noi saremo chiamati a rendere ragione della nostra esistenza. Ecco, questo corale si chiama Ich ruf zu dir, Herr Jesus Christus. Io ti imploro, Signore Gesù Cristo. È molto breve ed è da ascoltare, se mi è permesso dirlo, in religioso silenzio. Grazie.
adesso io avrei, noi avremo bisogno della collaborazione del pubblico, non vi spaventate, non stiamo facendo i giochi, avrei bisogno di qualcuno che mi dedichi un po' del suo tempo per girare le pagine della partitura. C'è certamente qualcuno che conosce la musica qui, no? Chi si candida? Sì, venivo. Ah, grazie signora, grazie mille. Dunque, dicevo che avevamo in mente di proporre tre pezzi. Il secondo è invece musica, diciamo che solare, musica, è la bellezza della musica. Il pezzo che abbiamo ascoltato non si può dire che sia bello nel senso che i suoni accarezzino il nostro udito, no? Mette in movimento altre cose, altre capacità, altre tensioni del nostro spirito. Il secondo pezzo è un pezzo di Schubert. Schubert parla a tutti con la bellezza dei suoi suoni e della sua musica. È la sonata L'arpeggione. Si chiama arpeggione perché è stata scritta per uno strumento che si chiamava così, che poi è venuto in disuso e adesso è eseguita dal violoncello e dal pianoforte. Era una chitarra suonata. Era sì, una specie di chitarrone suonato con l'arco, ma nessuno lo usa più. Il terzo pezzo, che non eseguiremo questa sera, beh, però non lo so, dipende da quando ci cacciate via. Sì. 7-20. Ma insomma, sarebbe, dico al condizionale, una composizione di certo Arvo Pärt, che è un autore contemporaneo di una repubblica baltica, Estone, è intitolato Specchio nello specchio, Spiegel, ed è, l'abbiamo scelto perché quel linguaggio ci introduce in un mondo completamente diverso, ci introduce nel mondo dello spazio, secondo me, poi ciascuno è libero di dare le sue interpretazioni, spazio mentale, ma anche perfino spazio fisico, intendendo la musica come un elemento anch'esso fisico, fatto di materia, onde sonore, ecco, ma questo non so se riusciremo a suonarlo, vediamo. Adesso Schubert, la sonata d'arpeggione, in tre movimenti, struttura classica, primo movimento allegro, secondo lento, il terzo di nuovo allegro, secondo e terzo sono legati uno con l'altro, quindi diciamo... Può darsi che non vi accorgiate del cambiamento, ma speriamo che sì. Thank you.
Thank you.
è finito, perché continua. Non so questo, interpretare questo applauso. Noi in onore di Schubert andiamo avanti. Thank you.
Grazie. Bene. Prossimo anno torneranno per il terzo pezzo.